Alessandro, nello stand della ROS diverse novità, come abbiamo già visto anche in conferenza stampa, ma entriamo più nel dettaglio anche di quelli che sono poi i prodotti più adeguati a un mercato italiano. Ma sì, le novità sono tantissime, come dicevi. Ultrix non è una novità assoluta perché è già stata presentata, ricordiamo che è una matrice ibrida compatta a cui si possono aggiungere licenze per farla diventare 12 giga, esce già con a bordo gli embedder e i de-embedder con delle porte MADI, per cui è di tutti gli effetti una matrice ibrida, esce già col clean switch su tutte le uscite di serie. Sono state aggiunte le licenze di frame synchronizer possibili su tutti gli ingressi a slot di 4. Abbiamo optional i multiviewer fino a 12 sul frame da 2 unità e fino a 6 sul frame da 1 unità. L'altra novità di quest'anno è che il multiviewer hanno le configurazioni totalmente customizzabili. E l'altra novità, che non è specifica di Ultrix ma che diciamo dà molto senso in un sistema alla presenza di Ultrix, è che Ultrix è 12 giga con anche dei convertitori interni da quad link a single link e viceversa, e ROS è uscita con il Carbonite che ha gli ingressi a 12 giga. Sono effettivamente molte le novità nel campo del Carbonite. Partiamo dal solo, che è il piccolino all-in-one che è stato presentato, è un mixer per quanto compatto ha tutte le caratteristiche di un mixer Carbonite, per cui è un mixer 3G, è un mixer dotato di un numero ricco di risorse a bordo, è dotato di mini mix effect che aggiungono 4 chiavi addizionali, e in generale nella famiglia di Carbonite la grossa novità è che sono stati fatti gli ingressi a 12 giga. Questa caratteristica si accoppia benissimo con la Ultrix, che è 12 giga, che ha anche i converter da quad link a single link per produzioni 4K. Sì, certo, Graphite, come dicevi tu, è l'altra importante novità per ciò che riguarda ROS, un prodotto che comunque presenta un'elevata flessibilità e un grande aggiornamento tecnologico. Sì, stiamo parlando di un prodotto di produzione all-in-one, che è stato realizzato così. Lo chassis è quello di un Xpression, quindi di una character generator, dotata opzionalmente dell'opzione di clip player. Dentro lo stesso chassis è stato inserito un mixer video e audio, di fatto questo è a tutti gli effetti un Carbonite più un mixer audio a 29 ingressi. Questo ci permette di avere una produzione, ovviamente dotato di doppio multiviewer, ci permette di avere una produzione all in one, come esistono alcuni prodotti di derivazione IT, ma la novità importante è che è fatto con prodotti hardware, quindi con un'affidabilità assolutamente diversa. Il prodotto si abbina ai pannelli della famiglia Carbonite, quindi si possono scegliere quelli che si vogliono, oppure può essere governato tramite dashboard. E quindi concludiamo questa visita nello stand della ROS con che cosa, Alessandro? Ma ci terrei a far vedere Frontier, che è il nuovo prodotto, il nuovo motore grafico per realtà aumentata e per studi virtuali, che ha un'innovazione tecnologica importante, è derivato da una piattaforma open source dedicata ai videogiochi, e i risultati si vedono, la possibilità di gestire molteplici sorgenti luminosi e di gestire dinamicamente le riflessioni dà un risultato di realtà che è imparagonabile rispetto a qualsiasi altro prodotto che esiste nel settore broadcast al giorno d'oggi. Quindi potremmo concludere dicendo che si tratta di un reale realismo, di un realismo reale, non lo so quale sarebbe la frase. Sì, in maniera molto semplice è uno studio virtuale migliore, diciamo che uno dei limiti degli studi virtuali fino ad oggi è che quella sensazione un po' di fake ne ha limitato l'utilizzo. Questo è, come si vede dalle immagini, è quasi indistinguibile. È molto difficile capire se la realtà è reale o è virtuale. E lasciamo da parte Marzullo con ulteriori approfondimenti di questo tipo. Alessandro Asti, Antonio Franco, qui dallo stand della ROS, dal NAB di Las Vegas per digitalproduction.tv.